tutti. Già in gabbia di destra Gabriele Canarella, ancora non chiude le trasferte, gabbia di sinistra per Carmelo Zappulla, Zingaro, Baio, Piazza contro Vignalonga, allora è stato il partito che cerca di mettersi in scia. Buonasera a tutti, come vedete da stamattina siamo qua impegnati in Piazza Romita, quartiere Vignalonga, per la festa del quartiere, che quest'anno, grazie anche all'amministrazione, stiamo cercando di dare un senso a queste feste di quartiere. Stamattina abbiamo iniziato con i bambini più piccoli. Ringraziamo la ludoteca Zucchero Filato, si è messa a disposizione con i gonfiabili, è stata una bella manifestazione. Stiamo continuando sempre con i bambini a fare delle corse, diciamo, virtuali, per far divertire, per dire che cos'è lo spirito dell'ascensione, che forse sono anni che si era un po' perso la tradizione, ma piano piano stiamo cercando di nuovo a ritornare ai tempi belli della festa. E questa sera, dopo questa esibizione virtuale, ci sarà la Palestra Budokan, che farà un musical dedicato al mondo attuale, e poi dalle 22 in poi ci sarà DJ set con musica da discoteca per far divertire gli adolescenti, i più grandi. Vorrei ringraziare il comitato, tutti i componenti che fanno parte di questo comitato, perché dal primo giorno si sono spesi per la riuscita di questa festa. Poi fatemi ringraziare pure il Bassortino del Zucchero Filato, la Palestra Budokan e gli sponsor che ci hanno aiutato per fare questa festa. Siamo alla seconda festa di quartiere, nel quartiere Vignalonga. Vignalonga in realtà è un quartiere molto grande, abbiamo visto che questa zona dove quest'anno si è deciso di fare la festa di quartiere, quindi Piazza Romita, in realtà appartiene anche questa a Vignalonga, quindi un quartiere molto grande. Il comitato quest'anno ha deciso di organizzare qua la festa, sicuramente l'anno prossimo verrà fatta a Piazza Einaudi, che è un po' il quartiere che tutti si aspettano, il quartiere storico. Diciamo che è un po', tutti sappiamo che Vignalonga è la zona di Piazza Einaudi, mentre si è capito, insomma, che anche questa parte, quindi che raggruppa via Carducci, via Manzoni, via Pascoli, fa parte del quartiere Vignalonga. Un comitato molto attivo, un comitato che ha organizzato una festa lunga tutta la giornata, che è iniziata stamattina alle 10 e che si concluderà questa sera, insomma, in tarda serata, con un DJ set. E un altro comitato, come tutti gli altri, molto attivo, molto fattivo, un comitato che risponde sempre in maniera molto positiva alla nostra chiamata e che ci spinge sempre ad andare avanti, perché ci dimostra come i floridiani vogliono bene a questa città e si impegnano affinché vengano realizzati eventi, vengano realizzate cose positive, e del resto Floridia si merita questo.